la politica monetaria deve diventare democratica. L'euro non è democratico. Si può entrare nell'euro, in alcuni casi si è costretti ad entrare nell'euro, ma non si può uscire dall'euro. Noi vogliamo prima di tutto che ci siano delle normative giuridiche e economiche che consentano ai paesi di uscire dall'euro democraticamente, perché magari intendono lasciare l'eurozona. Voi sapete bene, l'abbiamo detto più volte, lo diciamo dal 2013, che in Italia per noi serve un referendum sulla moneta unica. Molto spesso quando noi proponiamo il referendum sulla moneta unica ci dicono che il referendum sia anticostituzionale. In realtà non è vero, perché la nostra proposta passa per una proposta di legge costituzionale che istituisce un referendum consultivo che chiede agli italiani se vogliano restare in questa moneta unica, in questa unione monetaria, o vogliono individuare nuove strade. Uno Stato sovrano è uno Stato che gestisce la propria moneta. Se i cittadini italiani dovessero decidere con un referendum di uscire da questo euro, ovviamente la prima considerazione che farà un nostro governo sarà proprio quella di capire se ci sono altri stati che contemporaneamente stanno abbandonando l'unione monetaria, oppure se si debba tornare alla moneta, alla lira, alla moneta sovrana. È chiaro che in questo momento, tra vincoli europei e impossibilità di gestire la politica monetaria, noi siamo ingabbiati. Il referendum richiede una proposta di legge costituzionale e l'approvazione in Parlamento, che ha i suoi tempi e avrà i suoi tempi di discussione. Il vostro progetto è abbastanza ambizioso, avete bisogno di una legge costituzionale, avrete bisogno di una maggioranza forte in Parlamento per poterla portare avanti. A questo punto mi viene da chiedere qual è la vostra prospettiva di alleanze su un progetto del genere. Consiglio in generale a tutti quelli che mi chiedono e mi parlano di alleanze, coalizioni, di cominciare ad eliminare proprio questi termini dal futuro politico dell'Italia, perché qualora noi dovessimo essere, e speriamo di riuscirci, la prima forza politica del paese alle prossime elezioni politiche, raggiungendo il 40% e quindi avendo un premio di maggioranza alla Camera, avremo un incarico di governo obbligatoriamente. Quella squadra di governo si presenterà alle Camere se dovesse vincere le elezioni, spero che sia così, e con quel programma chiederà la fiducia. Chi vorrà darci la fiducia potrà partecipare alla creazione di un'Italia differente. Per fare il referendum e la legge costituzionale, no? Sì. Non sarete autosufficienti per fare questa legge costituzionale, per fare il referendum. Vediamo quale sarà, chi ve la vota. Quale sarà il nuovo Parlamento prima di tutto. Noi siamo in una fase storica del paese che è come quella della fine della Prima Repubblica. Qui a me sembra il 1992 dal punto di vista della Tangentopoli, dal punto di vista delle inchieste, dal punto di vista del fatto che Amato provò a fare il decreto Conso per bloccare il pool di Mani Pulite, e qui fanno la riforma del processo penale penale per bloccare future inchieste con le intercettazioni. Cioè, voglio dire che siamo alla fine dei partiti antichi di questo paese, quei partiti che hanno massacrato questo paese, e dal punto di vista elettorale, secondo me, molti dei vecchi partiti sono anche sovrastimati nei sondaggi. Vediamo quale sarà il nuovo Parlamento, e di fronte a quel Parlamento ci confronteremo anche su questo tema. Se noi prendiamo il 40% abbiamo la maggioranza assoluta, avremo la maggioranza assoluta Camera e Senato, se dovessimo prendere il 40%, quindi ce l'avremo i numeri.